Nominato recentemente l'advisor per la reindustrializzazione di Treofan e tra pochi giorni ci sarà il tavolo ministeriale. Quali sono le aspettative? Le aspettative sono molte. Dopo 4 mesi dalla chiusura dell'accordo è arrivato il pagamento della cassa, ma ancora aspettiamo un progetto chiaro, un dialogo serio con le istituzioni locali e nazionali per capire i progetti reali che ci sono sul polo chimico di Terni, che ricordo tutta questa attenzione che si sta avendo adesso nel polo chimico ternano grazie alla vertenza Treofan, che ha riportato in essere l'attenzione dei politici tutti su questo polo chimico italiano molto importante, che ha le vecchie innovazioni e le nuove come la nuova Monte. Che cosa ne è stato della conciliazione che avreste dovuto firmare anche per avere le 7 mensilità di cui si parlava nell'accordo? L'azienda non sta più rispondendo su molte domande, ha messo molto tempo anche a nominare l'advisor, stiamo attendendo quelle risposte e speriamo che nell'incontro ministeriale siano stati dati dei chiarimenti. Certo è che un accordo di 2 pagine nazionale e un verbale di conciliazione di 4 fanno pensare molto che ci sia molto più cose all'interno di quel verbale che detto a un accordo ministeriale, quindi ci sono molte cose che non vanno e l'azienda deve dare risposte concrete. Ecco, parlavi di grande attenzione sul polo chimico da parte delle istituzioni, proprio alla luce della crisi, chiamiamola così, Treofan. Che idea si sono fatti i lavoratori del progetto che sbandierà l'assessore Fioroni? A noi serve sicuramente un progetto che coinvolga i lavoratori della Treofan e che sfrutti, diciamo, le professionalità presenti in Treofan verso un prodotto innovativo e nuovo, anche verso il biodegradabile. Molte di quelle parole poi dopo devono essere portate dei fatti e si deve costruire con le parti sociali e con i lavoratori un progetto serio e reale per quel polo chimico, senza lasciare nulla al caso, perché molti di questi progetti poi dopo purtroppo si perdono nel tempo e non può essere poi un progetto a lungo termine, perché comunque metterebbe in grossa difficoltà i lavoratori che sicuramente senza cassa e in CIG, anzi in NASPI, sarebbe molto difficoltoso poi proseguire. Thank you.